Ludovica mi ha chiesto di insegnarla ad andare in bici. Mi ha acceso la luce. Bici? Bici? Per ora non toccare niente, lo sai più che succede. Non ho toccato niente. Eccola la bici, eccola! La vado subito a prendere. Allora, innanzitutto... Mantieni. Vai, vai. Tu pedala. Ok? Ma... Ludovica! No, aspetta, togli queste mani. Togli le mani. Ok? Ma le... quella fragola, quella da mela, quella al limone. Dai, scegli. Leo! Devo studiare? Ma stiamo scherzando! Ludovica, fai un attimo di silenzio che sto cercando di studiare. Grazie. Allora. Ma parlo col muro, parlo inglese, in arabo, parlo in italiano e sto parlando con te, Ludovica. Allora, mi sto annoiando, ti prego, ti prego. Mi vuoi insegnare ad andare in bici? Ludovica? Io domani ho una verifica di geometria, vedi, geometria. E sto cercando di studiare, devo studiare i prismi. Ma se tu non mi fai concentrare, domani prendo un bel 4, ok? Quindi in bicicletta... ti insegno un'altra volta. Adesso fammi studiare. Dai, ti prego, ti prego. Ti prego, se no ti tolgo il libro. Dopo però, devo studiare e se per colpa tua domani mi becco un 4, mi arrabbio con te. Ti voglio bene, ti voglio bene. Ok, però... C'è un problema. Tu non hai la bici da grandi. Benissimo, allora ti chiederò un'altra volta. Ah, la, la, la. Dai, ti prego. No, una bici non ce l'hai, quindi non ti posso insegnare. Dai, ti prego, ti prego. Dove te la prendo una bici? Io devo studiare. È la 30ª volta che te lo dico. Devo studiare. Perché domani ho una verifica. Verifica. Capito? Hai capito? Ti prego. Mi strozzi. Io come faccio ad insegnarti ad andare in bici se non abbiamo, anzi se non hai una bici? Tu non hai una bici. Ma io ce l'ho. Ricordo quando ero piccola avevo una bici rosa, non mi ricordo, però ricordo che era bianca, ecco qualche cosa, non mi ricordo. È rosa. E mamma ricordo che l'aveva messa al piano di so. Oh oh. Ma non è che le ho messo nella porta magica, vero? No. Benissimo, allora non possiamo. Mi dispiace, ma non possiamo! Dai! Adesso no, basta. No! Me lo rompi. Adesso basta. Ok. Però ci vai tu. No. Il libro, perché adesso tu non studi più. Ok, Ludo, andiamo a prendere la bici. Però ti ricordo... Anzi, non adesso ricordo che mamma ha messo... Ludovica, concentrati! Mi ricordo che mamma aveva messo la mia bici di quando ero piccola nel portale degli oggetti magici. Ludovica, ti ricordi quelle volte quando noi avevamo toccato gli oggetti dal portale magico? Che cosa è successo? Quindi adesso io non ci vado, basta, te lo scordi, non ci vado. Allora tu ti arrendi? No, perché noi non ci arrendiamo mai! Ok, adesso vado a prendere quella bici. Ok, andiamo a prendere.
prende la bici? Sia chiaro, prima ed ultima volta, chiaro? Ah. Allora vuoi una gonna per riprenderti un po'? Ludovica, ma non veniva da qua le caramelle? Che è rotto? Sempre la solita. Ok, vediamo. Questa qui. Anche io me la prendo una. Oh, arancione. Come mi piacciono molto. Buona. Arancia. Dai su, metti. Su, coraggio. Ma mangi. No. Solo ti insegno ad andare in bici, no, devo anche prendere la bici. Dai. E non mi spingere, ho bisogno del mio tempo. Da quanto tempo che non andiamo qui? Ok. Niente panico. Buona. Ah, ma tu sei pazzo. Oh, cavolo, allora sei... No, aspetta. C'è la videocamera! Ma smetta che la luce! Buongiorno! Buongiorno! Io me ne scendo, ciao! No! Magico. Ciao. Ma chi l'ha accesa la luce? Vabbè. Ciao. Allora, questo non trovo più la bici. Bici? Toccare niente, lo sai qui che succede. Non ho toccato niente, infatti. Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo preso un oggetto? Qui, in questo portale. Dove? Siamo finiti. Siamo finiti in un villaggio di Natale. È vero. Ci siamo trasportate da un oggetto. Ecco appunto, non toccare niente, dammelo. Ma questo è il casco. È il casco, giusto, della bici. E la bici? Dov'è? Bici? Non so. Eccola la bici, eccola! La vado subito a prendere. Ok. Ce l'ho fatta! Non mi sembra il caso di fare il combo. Muoviti! Tacca, 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 Esci. Vai, ti aiuto. Vai. Alziamo. Decisamente, sarà molto dura insegnarti, perché nemmeno io so andarci.
Allora mi raccomando, non dire niente alla mamma. Lo sai che non vuole che apriamo i portali, eh? Io devo studiare, ok? Non potevo insegnarti domani ad andare in bici, no? No, no, oggi! Domani devo andare a scuola. Un po', non la mantenere, se no cado. Un po', mica! Non la mantenere! Aspetta, no, le ruote no! Che bella questa bici! Ho visto che c'è spazio! Che posso metterci? Ideona! La merendina e poi il nostro libro! Vediamo qua dentro che possiamo mettere. I compiti? No. Posso mettere qualche gioco! Però prima andiamo a prendere la merendina, perché ho fame. Vediamo che c'è un po'. Marshmallow. E sto sentendo un grande casino. No, ci sono poche cose. 1, 2, 3. Solo con me. Allora, questo. No. Lasciami lì. Questa è buona. È buona. Qualcosa da aprire. Allora, apriamo. Vediamo un po' che c'è. Che c'è da bere? Oh! Ma c'è un succo! Oh! Vabbè, prendo questo. Siamo 1, 2. È il nostro libro? Ah! Luda, ma ti muovi! Si arriva un minutino! Libro. Questo. Sì. Arrivo! Questo avanti, questo dietro. Ma ci vogliamo muovere? Ho fatto un minutino. Un minutino? Un minuto per te è un'ora. Ovviamente. Perché sennò ho ancora fame. E dopo che succede? Sono pronta, andiamo. Voglio scoprire questa cosa. Ludovica, perché hai portato anche Leo? È perché era da solo, non c'erano i genitori, allora l'ho portato con noi, poverino. Giusto. Allora, incominciamo con la lezione. Sì, allora, stavo dicendo. Incominciamo con la lezione. Innanzitutto devi metterti sulla bicicletta. Sì, metti il tuo sederino sul sedile e con due piedi vai sul si va in bici così, guarda, metti il piede qui, l'altro qui, fai così e fai così. Così, guarda. Mantieni il cane. Vai, vediamo quello che sai fare. Però mantenimi a me nella bici. Ok. No. Mantienimi la bici. Ma tu devi farlo, mica. Io ti ho spiegato, sono molto brava. Dai, ammettilo. Sono molto brava ad andare in bici. Non riesco a mettere l'altra. Leo, allora ti spiego. Allora, innanzitutto mantieni. Vai. Tu pedala, ok? Ma Ludovica, stai in equilibrio. Ok, vai. No, prima bisogna fare così, perché se ti lascio vai a cadi. Aspetta, allora. No, aspetta, togli le mani, vai, mettile sulle mie, vai. Allora, così non mi trovo. Leva. Vai. Allora, ti spiego, allora. Dai, mantieni, qua dietro mi devi mantenere. Qua dietro, andiamo. Dai. Vai. E dai. No, scusa, vai.
Vai, coraggio. Vai. Coraggio. Coraggio. Una. Due. Vai, pedala. No, in avanti. Ok, grande Ludo. Basta. Ok, grande Ludo. Io adesso ti lascio. Una, due, tre. Regole per andare in bicicletta. Allora, innanzitutto devi mettere il tuo piede destro sul pedale destro e il piede sinistro. Il piede sinistro sul pedale sinistro. Vai. Andiamo. Aspetta. Ma muoviti. Ma che ci vuole ad andare in bicicletta? Vai. No, in avanti, in avanti. Dai, su. No, in avanti. Ok. No, vai. In avanti. Alzati, alzati! Ludovico! Ma si può sapere come cavolo sei caduta? Tu mi hai lasciato! Sì, ma perché Leo è scappato? Leo! Leo! Cucciolo mio! Oh, pensavo di averti perso! Ludovica, si può sapere tu che cavolo hai fatto al ginocchio? Scusa! Cado! Scusa! Non toccarlo! Fammi vedere almeno cosa ti sei fatta! Non toccarlo! Mi brucia! Madonna, e mo chi la sente? Oh, mamma, ma come cavolo hai fatto a cadere? Spiegami! Allora, tu mi hai lasciato e forse poi sono caduta. Guarda, c'è pure la bici per terra! Ma posso vedere almeno quello? No! Ludovica! Ma tu hai frenato! E che cosa hai fatto? E allora i freni non funzionavano! Qualcuno allora ha manomesso i freni! Allora forse è stato Barbalunga perché lui fa le magie! Era nella porta magica! Ok, adesso basta e andiamo a casa! Ma io non lo so! Muoviti! No! E a casa mi fai vedere bello quello che ti sei fatta! No, Leo! Leo! Leo, lo parto io adesso! Dammi la mano! Noi dobbiamo tornare a casa prima che mamma rientri. Mamma Prendi non deve bici. Sapere assolutamente nulla. Prendi la bici. Se so che abbiamo aperto il portale, senti. Madonna. Fammi vedere quello che ti sei fatta. Perché a vedere tutto quel sangue mi viene da svenire. Oddio, no. Mamma, la toccare. Ti sei pure strappata i pantaloni, non ci credo. E adesso chi la senta, mamma? Leo. L'abbiamo perso di nuovo! Basta, dobbiamo tornare a casa, basta. Oggi non è giornata. Muoviti, tieni Leo e muoviti. Oggi non è proprio giornata. Andiamo? Dopo che Leo lo porto io? Ma penso un po'. Tutto quel sangue. Attenta alle macchine. Andiamo a casa, ti devo disinfettare tutto. E chi la sente, mamma? Vabbè, dai, mi invento una scusa, dico che ci siamo colorate sul ginocchio. No, ma che cosa ci siamo colorate sul ginocchio? Ci vuole una scusa migliore. Devo trovare una soluzione. Dico che siamo cadute per le scale. No, ma che per le scale? Perché sennò per una pezza che noi siamo al piano di sopra. Quindi no. Allora facciamo finta che... No, non lo so! Vabbè, me la inventerò a casa. Adesso pensiamo ad andare a casa. Mi sa che questa lezione di bici non è andata proprio bene. Ai ai, mi fa male! Dai, Ludo! Allora, ti aiuto io. Mamma mia, quanto sangue, ma mi fa impressione. Togliamo innanzitutto le scarpe. Non c'è anche lei qui, c'è lei. Dobbiamo fare presto prima che arriva mamma. Metti i piedi qua. Muoviti. Piano. E piano.
Ludo, dai, resta qui che vado subito a prendere le cose per medicarti. Allora, andiamo. Eccomi qua. Allora, ho preso tutto quello che mi può servire. No, non facciamo sempre le stesse storie. Devi mettere l'acqua ossigenata. No, Ludovica, Ludovica, muoviti, l'acqua ossigenata. No. Allora, questo libro, via. Acqua ossigenata. No. Ti ho detto, mettiamo prima l'acqua ossigenata e dopo il cerotto. No. Te la metti tu allora? No. Muoviti, Ludovica. Allora, innanzitutto prendiamo. No. Muoviti. No. Chiama mamma. Fai presto che arriva mamma e si accorge di tutto. Sulla ferita ti ho detto. No, faccio io. Vai. No. Oh. Metti. No. E basta. Devi mettere mamma. Bene. E che cavolo. Devi mettere bene. Se no poi si fa infezione. Prendiamo questo e mettiamo. No, è troppo grande. Vabbè, questo non c'è bisogno. Tanto abbiamo messo l'acqua ossigenata. Muoviti. Pigia! No, basta! Devi pigiare! Ok, dopo aver messo l'acqua ossigenata mettiamo un cerotto. Anzi, un cerottone, non un cerotto. Ok? Adesso vieni. No, questa volta la metto io. Alza qua. Pia, pia. Stendi. Riesci a stendere? Sì. Pia, piano! No, oh, non mi fa pressione. Pia, tira. Tira. Aspetta. Tira, Ludo. Aspetta. Dai, Ludo, ti aiuto. Dai, su. Alza. Mamma mia. Fammi soffiare, pure a me. Basta. Muoviamoci che devo ancora studiare geometria. Vieni. Questo cerottone, no? Sì. No, questo cerottone. Ludo, dammi, eh? No. Ludovica, ti ho detto che devo anche studiare. Non posso perdere tutta la giornata. Ti muovi? Dopo, guarda che... dammi! Muoviti! Che cosa raccontiamo a mamma adesso? Dimmi!